Ciao, oggi parliamo di energia numero 6, finalmente. Lo so che siete in tanti perché in realtà nella matrice del destino ci sono tante persone che hanno energia numero 6. Numero 6, innamorati, l'amore, gli amanti, si possono chiamare anche così. Scelta, l'amore, comunicazione, arte, tutto questo fa parte di te. Energia numero 6, se sei nato il giorno 6 di qualsiasi mese, oppure mese 6, oppure il giorno 24, 2 più 4, 6, oppure 303, cioè cerca di sommare e vedere se c'è nella tua data di nascita numero 6. Solitamente ci sono tante persone con questa energia in realtà è più complicata di tutti, perché? Perché sei nato, sei arrivato qui su questo pianeta per amare ed essere amato, ma soprattutto iniziare da se stesso, perché sappiamo benissimo, se non sai amare se stesso, non puoi neanche amare il prossimo. Perché solitamente le persone con questa energia hanno la posizione negativa, quasi tutti quelli che sono venuti da me per creare la matrice del destino personale stava nella posizione del meno, perché veramente è complicato ad amare se stesso. Vero, verissimo, più semplice amare qualcun altro. Le persone con queste energie solitamente amano comunicare, amano se sono giovani, amano divertirsi, conoscono molti contatti. Ad esempio, sei una persona quale sa a che ora si apre il negozio, come si chiama quella parrucchiera, cioè i contatti di tutti, perché sei una persona molto aperta, una persona molto buona, cerca sempre di essere buona con tutti, che ama condividere, dare, ma spesso non riceve nulla. Perché? Perché il tuo compito è iniziare a dare tutto ciò che dai agli altri, attenzione, potrebbe essere, non lo so, l'amore, tutto ciò che dai agli altri, dare a se stesso, riempirsi per prima da sola o da solo. Spesso le persone numero 6 si lamentano che quella amica non è giusta, quella persona non è buona, io ho cercato con tutto il cuore a dare tutto ciò che ho offerto tutto, ma non ho mai un ricambio. Perché succede questo? Perché se hai nella tua data di nascita questa energia numero 6, sei già, hai, la tua anima già cerca di capire che tutto ciò che ti serve in realtà ce l'hai dentro, sei pieno di questa cosa, altrimenti non potevi dare agli altri. La tua anima sceglie una famiglia dove potrebbe essere che non c'è così tanto l'amore, tanto attenzione, può essere che sei cresciuto con nonna, nonni, oppure la tua madre era abbastanza, oppure padre abbastanza freddi, quindi fin da piccolo cerchi di conquistare attenzione delle persone, chiedere 10.000 volte alla tua madre, al tuo padre, mi vuoi bene, ma mi vuoi bene, sei sicuro che mi vuoi bene? E poi al tuo partner, mi vuoi bene, insomma. Cerchi le conferme. Ho detto anche che energia 6 fa parte della scelta. In che senso? La vita ti mette sempre in mezzo a una scelta. Fare o non fare, stare con questa persona oppure quell'altra, amare o non amare, fare questo lavoro oppure quell'altro, insomma, avrai sempre voglia di capire che cacchio devo fare. Devi capire semplicemente che devi ascoltare solo te stesso, e spesso le persone quando fanno la scelta fino in fondo non sono convinti e pensano di aver sbagliato, pensano, ci ripensano, insomma, dovete capire che nel momento quando avete fatto questa scelta, la scelta era giusta. In quel momento non dovete farvi troppi pippe mentali. Energia numero 6, spesso si caccia nei triangoli amorosi. Spesso appena si lasciano con uno oppure con una, si lanciano in un altro, in un'altra, con un'altra persona. Insomma, perché succede tutto questo? Perché non, perché cercate di prendere quell'amore, quell'attenzione da qualcuno, ma non da se stessi. Il vostro compito inizia
iniziare a riempirsi di quell'amore che avete lì dentro da soli. Siete l'aspirapolvere dell'amore. Cercate di succhiare quell'amore dagli altri e quando non vedete quel ricambio soffrite perché in realtà date molto per poter ricevere anche almeno un briciolo dell'amore oppure dell'attenzione oppure non so. Lo fate perché da dentro comunque aspettate quel ricambio, ma ricambio non ci sarà. Se sarà, sarà raramente e sarà solo quando non aspettate nulla. In realtà di energia numero 6 si può parlare molto, posso parlare senza non stop, ma vedo che il video si sta allungando, quindi nel caso qualcosa cerco di realizzare un altro video dopo aver finito tutti i video dove finisco di parlare di tutte le energie e cerco di parlare un po' nei dettagli. Dipende anche dove si trova la vostra numero 6, perché come mi ha scritto nei commenti una ragazza, parlavo dell'energia numero 5 e diceva questa energia fa poco parte di me. Perché succede tutto questo? Perché dipende in che direzione cammini, che scelte fai, dipende anche dove si trovano queste energie. Però se hai energia numero 6, una bella 6 grande, sicuramente ti rispecchia moltissimo. Se si trova ad esempio questa energia nel lato, nella zona del denaro, per te è meglio lavorare non da sola, ma in compagnia con tante persone, puoi fare qualcosa dove c'è l'arte, oppure dove ci sono tante persone, oppure dove c'è molta comunicazione, oppure dove c'è molta bellezza, perché ami tutto ciò che è bello. Infatti, per te è importante, se fai qualcosa, ricreare nella bellezza, cercare la bellezza in ogni dettaglio, insomma. Se ti è piaciuto il video, aspetto il tuo commento, seguimi. Ci vediamo presto con il prossimo video.